sollevati prima, intanto sulla questione dell'efficientamento energetico, diciamo, che è un tema assolutamente molto importante, di cui abbiamo parlato molto in giunta fin dall'inizio, anzi, diciamo, una delle mie sollecitazioni quando facciamo gli incontri per preparare il bilancio era proprio quella di risparmiare, insomma, sulla voce, e siamo riusciti, devo dire, a risparmiare, cioè spendiamo meno mediamente su tutte le bollette e così via. Però c'è un tema, oltre che di risparmio, proprio ambientale, molto importante. Allora, su questo sono state fatte forse più cose di quelle che poi siamo riusciti a comunicare, però prendo per esempio il rendiconto di fine mandato che trovate online, mi limito quindi, adesso ho perso la pagina ma la ritrovo rapidamente, laddove si parla di ambiente, si ricorda per esempio l'intervento molto importante che è stato fatto per quanto riguarda proprio l'illuminazione pubblica che lei citava prima. Sì. Allora, sono stati investiti con il contratto con Enel Sole 12, perché appunto io discutendo con Malagoli tante volte lo dicevo, è possibile che anche se dobbiamo fare un investimento adesso, però poi risparmiamo in futuro, lasciamo un bilancio più in ordine perché verrà dopo, insomma, no? E comunque grazie a questo progetto sono stati investiti 12 milioni per realizzare il nuovo sistema di illuminazione pubblica, che tra l'altro ha il vantaggio di eliminare le vecchie centraline Enel che noi avevamo, che ogni tanto saltavano perché erano vecchie, la manutenzione costava tantissimo e poi comunque ogni tanto saltavano e c'erano interi quartieri che rimanevano al buio. Quindi verranno sostituiti 46.000 punti luce, 5.000 semafori, che porteranno con la fine dell'anno alla trasformazione totale del sistema di illuminazione del territorio bolognese. Quindi meno emissioni di anidride carbonica, risparmio energetico del 40%, poi continua a indicare tutte le zone in cui già l'intervento è stato fatto. Poi ancora ricordo che noi aderiamo al progetto PAES, quindi siamo impegnati a ridurre comunque adesso, però questa cosa dell'illuminazione pubblica, tanti altri interventi laddove è possibile, per esempio lo stesso Palazzo d'Accursio, abbiamo cambiato la centralina termica e paghiamo la metà. Quindi un altro esempio, i giardini Margherita, voi lo sapevate che prima il laghetto dei giardini Margherita prima usava l'acqua dell'acquedotto con dei costi allucinanti, adesso è stato fatto un pozzo, anche questo non rendi conto. Posto Antesiano all'interno dei giardini Margherita, 140 milioni di litri d'acqua dell'acquedotto risparmiata, 70% di consumo in meno. Quindi di questi esempi ce ne sono tanti, cioè quando io ho imparato che il laghetto dei giardini Margherita era alimentato con l'acqua dell'acquedotto, sono rimasta molto sorpresa. Poi in alcuni casi, come ai giardini Margherita, per fortuna è stato possibile fare un pozzo, risparmi incredibili e un effetto positivo dal punto di vista ambientale, in altri casi non sempre è possibile, però diciamo di questi interventi ce ne sono tanti, questo per dire che poi tante altre cose si possono fare e sicuramente lei ha toccato un tema molto importante su cui occorre continuare a lavorare, ecco, però credo che abbiamo anche avviato un percorso virtuoso da questo punto di vista. Sulle partecipate ci sarebbe tantissimo da dire, forse varrebbe la pena davvero, se il tema interessa, fare un dibattito ad hoc, anche perché noi abbiamo presentato il piano di razionalizzazione nel 2015 e già stiamo dando attuazione al piano di razionalizzazione. L'avevamo avviato anche prima che il governo ci dicesse di farlo, perché per dire, se l'aeroporto oggi è quotato è perché il percorso è stato portato avanti dai soci di aeroporto da molto tempo, ben prima che ci fosse un piano di razionalizzazione che ci diceva di fare certe cose. Mi ha fatto molto piacere quello che lei ha detto prima, ovvero i pubblici hanno fatto molto bene a fare certe infrastrutture, quindi a investire in aeroporto, ma io aggiungerei interporto, possiamo aggiungere fiera e così via. Però ci sono dei momenti in cui, quando queste realtà si sono consolidate, non solo non è più necessaria la presenza del pubblico, ma è meglio forse anche avere la presenza del privato, che può garantire anche, diciamo, capitali e così via, quindi crescita. L'operazione fatta con l'aeroporto, da questo punto di vista, è stata un'operazione molto
intelligente. Noi, come sapete, Regione, Città Metropolitana e Comune di Bologna, siamo scesi, non siamo usciti del tutto. Voi direte perché? Abbiamo di fatto percentuali molto piccole, 3,80 il Comune, 2 qualcosa la Città Metropolitana, insomma, percentuali molto piccole, però c'è ancora una norma che dice che diciamo, per avere la concessione per il servizio aeroportuale occorre che ci sia almeno un 20% di soci pubblici. Ora, Camera di Commercio è rimasta dentro e non ha venduto le quote. Noi, Comune, Città Metropolitana, Regione, abbiamo venduto tutte le quote possibili per garantire però proporzionalmente quel 20% assieme a Camera di Commercio. Cioè abbiamo detto rimaniamo tutti garantendo quel 20%. Poi noi vendiamo, Camera di Commercio invece ha tenuto tutte le quote perché non era interessata a vendere, ma ha anche forse motivazioni diverse e maggiori di quelle che possono avere Comune, Città Metropolitana e Regione per rimanere dentro. Poi comunque si voleva garantire non la maggioranza pubblica perché non c'è più, adesso non è più, però comunque una quota, diciamo, ancora di presidio, diciamo, pubblico sul territorio. Però mi ha fatto molto piacere quello che lei appunto diceva, perché vi inviterei ad ascoltare i dibattiti che ci sono stati negli ultimi due consigli comunali, non quello di oggi, quello di lunedì scorso e quello della lunedì della settimana precedente, dove abbiamo portato una delibera che dava conto del piano di razionalizzazione presentato l'anno scorso e dell'attuazione del piano. E devo dire, il dibattito, mi veniva in mente quanto prima diceva Luigi, prima a proposito del Parlamento, insomma, il dibattito molto spesso andava in una direzione diversa da quello che lei dice, che mi trova pienamente d'accordo. Per esempio, voi sapete che il Comune di Bologna ha messo in vendita, assieme alla Camera di Commercio e alla Città Metropolitana, Interporto. Non perché non riteniamo Interporto strategico sul territorio, anzi, Interporto non solo è strategico ed è fondamentale, ma io credo che abbia anche una potenzialità di sviluppo incredibile, ma proprio per questo ha bisogno anche di ossigeno privato, diciamo, no? Ecco, ma nel dibattito del Consiglio Comunale lei non sa quanti hanno criticato il fatto che, ma come, Interporto è un asset strategico fondamentale, non bisogna alienarlo, mentre noi abbiamo dato indicazione che ancorché le due aste che abbiamo fatto siano andate male, poi abbiamo anche capito probabilmente perché, però adesso la società, diciamo, il consiglio d'amministrazione ha rifatto un piano, insomma la società, abbiamo cambiato la governance, la società, diciamo, ha fatto molti passi avanti da allora, e noi in prospettiva, quando i tempi saranno maturi, pensiamo di rimetterla sul mercato proprio per i motivi che dice lei. Però non, ogni società ha la sua storia, ogni società ha la sua storia, e appunto l'esperienza di Interporto ci ha insegnato che anche un asset di grande prestigio come Interporto non sempre è collocabile sul mercato. Nel caso particolare noi riteniamo che le due aste che sono andate deserte fossero perché c'era un debito troppo rilevante dentro la società. Allora un privato ti dice prima ristruttura, poi dopo te la compro. Tant'è che sono stati venduti 60 milioni di immobili a un fondo americano specializzato peraltro nella logistica, quindi io credo che sia stata una buona operazione. In questo modo il debito è stato abbattuto, adesso Interporto si sta rilanciando molto più sulla logistica, sul gestito e così via. Poi lei dice era, ma allora le faccio prima, finisco l'esempio di questi due dibattiti molto illuminanti, il Consiglio Comunale lunedì scorso e quello prima, in cui oltre a prevedere diciamo l'intenzione in prospettiva di uscire da Interporto, dicevamo anche che in alcune società in house, su cui quel criterio che diceva prima Luigi di indispensabilità va declinato in maniera molto precisa e puntuale, ovvero non possiamo fare le cose che fa il mercato, quindi si riferiva al cinema, si riferiva ma a tante altre cose, soprattutto per le in house. Questo è fondamentale, non possiamo dare un affidamento per un servizio che si può appunto reperire sul mercato. Allora, facciamo l'esempio sempre di questa delibera, CUP, noi abbiamo soltanto un piccolo call center, ma una cosa che non riguarda la sanità, non abbiamo nulla che riguardi la sanità, e CUP si occupa, come voi sapete, di sanità. Certo, l'IKEA di cui si occupa CUP è molto importante per noi, ma gli affidamenti li fanno le ASL, li fanno le regioni, non è il comune. Quindi il comune non può stare in quella società.
E noi abbiamo detto nel nostro piano, ovviamente con tempi e modi che dobbiamo concordare con la regione che sta pensando anche lei alla ristrutturazione delle sue partecipate, bisogna che però noi in prospettiva usciamo. I lavoratori che al momento lavorano in questi, per noi diciamo, in questa piccolissima attività, mi hanno detto che sono 5 assunti da CUP a tempo indeterminato, che quindi avendo CUP credo 500-600 dipendenti, CUP non ha certo problemi a riassorbirli in altre attività di prenotazioni, call center che loro fanno in campo rilevante rispetto alla mission, no, di CUP, quindi in campo sanitario. Beh, solo per questa cosa, per cui sinceramente che io ritenevo molto, la diciamo anche da un anno tra l'altro, quindi non è una novità, consiglio comunale bloccato, 60 lavoratori con cartelli che sono usciti su tutti i giornali salvati CUP, mi hanno bloccato la delibera di fatto, sono dovuta tornare, ho fatto un incontro con i sindacati, con tanta pazienza, poi sono tornato in consiglio lunedì, non questo scorso, e la delibera poi è passata, però questo è per dire che le resistenze a queste cose sono incredibili, incredibili. Vi potrei fare tantissimi altri esempi e purtroppo anche con ERA è successa una cosa di questo tipo. Mi fermo qua. Non c'è per innovazione se non c'è qualche resistenza. Sono processi complessi su cui purtroppo c'è anche all'interno poi della sinistra, ma non solo, anche della destra, perché la destra sulle liberalizzazioni, sulle partecipate, ha fatto molto meno di quanto assolutamente, anzi sono molto più, come dire, interventisti, se vogliamo, che non la sinistra, per cui su questo c'è una resistenza che è trasversale purtroppo, e quindi c'è un problema culturale che va superato, e io credo aiuta molto su questo se ci sono anche dei vincoli normativi un pochino più stringenti, quindi chi prima diceva le sanzioni sono importanti, perché quella norma che ricordava Luigi prima di chiudere le partecipate che hanno più amministratori che dipendenti, o quelle che non fanno niente, che sembra banale, questo c'era nella legge di stabilità del 2015. Quante ne sono state chiuse? Aspetta, io...